Buongiorno amici del canale e di Vivere Country. Non siamo ancora nel mio laboratorio, siamo nella mia bottega di Castellamonte, che è anche la sede in cui produciamo Magic Paint. Questo mobilone enorme non ci sta di là, è veramente alto. Guardate, rispetto a me, che non sono altissima, però neanche bassissima, quanto è grande, sarà quasi 3 metri. E l'ho preso in Francia. Proprio per metterlo in casa mia in un punto molto importante, un punto in cui, diciamo, quando c'è il tavolo da pranzo, magari con gli amici, i parenti, si vedrà tantissimo. E l'ho studiato nella mia testa da tantissimo tempo. Per questo oggi non coloriamo solo, sverniciamo anche. Voglio portare a respirare le sue vene, molto antiche, voglio sverniciare i suoi specchi, perché sì. Sono specchi che vedete molati, ma possono diventare dei vetri. Lo cercavo da tantissimo tempo. Io volevo un armadio bello come questo, così grande, così ampio, che avesse dei ripiani e l'ho trovato. E quindi nulla, ora diamo sfogo alla fantasia, colorando l'interno con una bella carta da parati, sverniciando l'esterno e cercando di rendere onore a questi anni. Partiamo. Abbiamo smontato tutto e abbiamo portato i vari pezzi nel mio laboratorio. Qui ci sono le volte e i soffitti sono bassi e lui è più alto, non ci sta. Quindi lavoriamo a pezzi. Comunque, a prescindere, quando lavorate su pezzi così importanti che sono smontabili, non spostateli mai. Magari fate un po' più di fatica a spostarle e dite ok, così non monto e smonto, però è pericoloso. Sono dei pezzi veramente belli, veramente vecchi, con un legno massello molto molto bello, però si rischia di creare delle crepe, di rompere veramente questi pezzi se andiamo a spostarli interi, quindi smontateli. Partiamo dalla cimasa perché è uno dei pezzi più belli che c'è. Diciamo che i laterali sono lisci, classici, ma la cimasa e la base, che ha questo bellissimo cassettone con le maniglie originali, sono veramente belli. Quindi vi faccio vedere come sverniciare anche una parte come questa che è molto lavorata. Parto col dirvi che serve sicuramente munirsi di una spazzolina. Va bene anche la spazzola per il bucato, quelle classiche per dire di saggina, però l'importante è che non siano di plastica perché devono avere una crine naturale. Deve essere comunque una setola che non gratta troppo, ma che non sia neanche troppo morbida. Quindi è importante avere una spazzola tipo quella per i tessuti, non rovina i tessuti, non rovina neanche il legno, per andare bene bene negli intagli. Io spesso tengo anche uno spazzolino da denti, solo per questa cosa qua, ovviamente, che utilizzo quando devo andare nelle parti più piccole, più fini. Con questo spazzolino riesco ad andare proprio dove voglio io. Quindi, prima di tutto, se avete una cosa barocca, lavorata, molto intagliata, usate delle spazzoline tipo questa, o rettangolari o piccole. Dopodiché vi servirà lo sverniciatore Magic Paint, ovviamente, biodegradabile, è l'unica soluzione che abbiamo per lavorare bene in casa, senza intossicarci perché non emana esalazioni ed è naturale e biodegradabile, è per togliere via qualsiasi tipo di vecchia vernice e rendere il legno grezzo. Inoltre, ho studiato per facilitarmi bene la sverniciatura una nuova spatola. Ha la grandezza giusta, quindi né troppo grande né troppo piccola, perfetta per il polso anche di noi donne, quindi possono usarla in generale uomini e donne, ci mancherebbe, però non è troppo grande, quindi è molto più maneggevole per i piccoli lati, per le piccole scanalature. Inoltre al fondo ha una piccola lama, non taglia tantissimo, quindi non ci potete tagliare le patate, per la carità, però questa lama, che ha questa scanalatura al fondo, rende più facile asportare i livelli di vernice. Oggi non ho molta vernice, c'è solo una mano della vecchia vernice lucida. Voglio solo togliere il lucido io oggi. E sotto il legno è grezzo, non ha mordente, ma sicuramente mi faciliterà la lavorazione, la sporzazione della vernice. E anche quando avrete diversi strati di pittura, utilizzando questa spatola farete molta, molta, molta meno fatica. Quindi compratela. Sverniciatore e lo colo. Lo colo un po' perché qua ho tantissimo da sverniciare. Se partite con un mobile così grande, un barattolo presumo che non vi basti. Compratene almeno due in modo che non siete a metà lavoro, ok? Colatelo bene sulla superficie e iniziate. Ne colo poco poco poco, però parto da questo punto.
Vedete, era già aperto il barattolo. Quando si fanno queste lavorazioni bisogna avere il tempo giusto per capire anche quando è ora di asportare poi lo sverniciatore. Io lo dico spesso anche ai ragazzi, quando lavorate su dei mobili nuovi, tenete sempre vicino a voi l'orologio in modo da capire quanto tempo ci avete messo su questo pezzo e almeno sapete come regolarvi sugli altri laterali, sugli altri pezzi dell'armadio e vi potete dare anche, diciamo, una tempistica sulle varie lavorazioni, no? È bene usare un pennello vecchio, vedete che io ho un pennello Magic Paint molto vecchio perché è tanto usurato, l'ho usato tantissime volte per tante lavorazioni. Quando sono un po' più vecchi, usurati, io li vado a portare per fare, diciamo, lavorazioni di secondo ordine, tipo queste, dove non serve una setola bella nuova, ma possono essere usate anche setole un po' rovinate. Andate un pelino più abbondanti dove ci sono gli intarsi, in questo modo. Non fate poi fatica quando andate a togliere lo sverniciatore. È facile vedere quando lo sverniciatore ha fatto effetto su una superficie del genere. Primo, perché c'è solamente una passata di vernice, non ne trovate due o tre, non è colore. E io noto già, anche se l'ho appena passato, che lo sverniciatore inizia a essere lucido, perde il colore, non è più verdino, azzurrino, ma inizia a essere lucidino e trasparente. Cosa vuol dire? Che sta iniziando a lavorare, scioglie la vernice che c'è sotto, inizia a livellarsi, a sciogliersi, trasparente. In questo caso vuol dire che lavora bene, funziona bene e sta togliendo tutti gli strati vecchi. Mi raccomando, prima di togliere dovete sempre assicurarvi che basti la tempistica. Io solitamente quando faccio pezzi così importanti ci giro sempre intorno, prendo il pennello sporco di sverniciatore, lo rimassaggio, me lo coccolo il mobile. Dopodiché, prima di iniziare a togliere, cerco di capire se basta. Io ora ho la mia nuova spatolina e con lei guardo se ha funzionato bene lo sverniciatore e il tempo basta. Mi raccomando, tenete sempre a portata di mano anche delle spatole di diversi formati, anche più piccole, perché quando si fanno mobili come questo ci possono servire. La spatola affilata serve soprattutto per le grandi superfici, dove comunque bisogna fare dei movimenti lisci, continui, lunghi e non ci devono essere segni. E come potete notare, vedete questa parte di sporco. È tutto ciò che sta soffocando appunto il legno. Soffocando ma anche proteggendo, perché se non avesse avuto una protezione questo legno non arrivava così bello a noi oggi. Prima di iniziare a togliere lo sverniciatore dappertutto, faccio questo tentativo ancora per capire se è tutto perfetto. Prendo la mia spazzola. Ripeto che sia rotonda, quadrata, ovale, rettangolare non c'entra, l'importante è che vi trovate bene voi e che le sue setole siano naturali e non troppo rigide, in modo che non graffino il legno. Faccio questa lavorazione. In questo modo io sto asportando sì lo sverniciatore, ma sto anche andando a togliere tutto dai suoi intagli. Non potremmo sverniciare senza una spazzolina un legno così tanto intagliato. Lascio ancora che la superficie resti a contatto con lo sverniciatore un po' di minuti. Questo mi aiuta a essere sicura che eventuali punti, magari che non erano stati toccati dallo sverniciatore, adesso siano completamente massaggiati e vadano in contatto appunto con lo sverniciatore. Ho lasciato agire lo sverniciatore ancora una ventina di minuti e ora è proprio a posto. Da cosa mi rendo conto che lo sverniciatore è a posto e non ha più nulla da dare al mobile? Dal fatto che, passando la mia spazzolina, mi rendo conto che è molto più sporco, molto più marrone e quindi ha tolto praticamente tutta la vernice e l'ha miscelata allo sverniciatore. In più, perché quando
passo la spugnettina, la spatola o comunque la mia spazzolina, creo una schiumetta. Questo sta proprio a definire il fatto che la vernice ormai è sciolta ed è miscelata allo sverniciatore. Tolgo con la spatola tutto ciò che viene via dalle parti più piatte, facendo attenzione a non inclinare la spatola né a destra né a sinistra. Prendo anche quella più piccola e vado anche nei punti, diciamo, più nascosti, più piccoli. Diciamo che la spazzola ha fatto già la percentuale più elevata di lavoro, però comunque una spatolina che gratta leggermente aiuta molto. Bisogna essere tanto tanto delicati quando si hanno tra le mani dei legni così antichi. Io solitamente per questi utilizzi uso la carta riciclata, perché è un pochettino più grezza, o altrimenti la carta di giornale. Quindi se avete proprio la carta della stampa, che è un pochettino ruvidina e oltretutto si ricicla anche, usatela per togliere lo sverniciatore, perché ha questo effetto assorbente e non rovina, ottimale. Togliamo il più possibile quindi su tutta la superficie con la carta, in modo che poi quando passerò la spugna dovrò fare molta meno fatica e non rovino poi il legno massaggiando troppo. Ora non vedrete ancora molto il colore del legno, perché essendo bagnato e avendo ancora lo sverniciatore che mi fa sembrare tutto molto lucido, non lo noterete ancora. Ma dopo il lavaggio, quando il legno sarà completamente asciutto, noterete quanto fa la differenza sverniciare e tenere questi legni grezzi. Veramente la venatura del legno torna a vivere e a respirare. Lo noto già qua, in questo punto, dove è molto più visibile di prima. Sto passando il panno per togliere gli ultimi residui di sverniciatore e finalmente vedo le belle vene di questo mobile pazzesco. Ed è veramente meraviglioso. Come vedete anche l'intaglio è stato proprio fatto su misura, vedete qua hanno scalpellato negli anni per intagliare questo fantastico disegno sbocciato dal legno, ed era un peccato coprire questa vena, e sinceramente anche la vernice vecchia la copriva, però la moda all'epoca era di tenere comunque questo tipo di mobili con una finitura lucidina, che per fortuna ha protetto il mobile. Ho tolto lo specchio dalla cornice della porta ed è fuori, la svernicio tra un po'. Adesso ci tenevo a mettere lo sverniciatore come prima volta sullo specchio e farvi vedere come si può ottenere un vetro da uno specchio. Sì, perché gli specchi possono semplicemente essere sverniciati con lo sverniciatore e sono proprio vetri. Quindi perché cambiarli? Spesso non lo sappiamo, andiamo dal vetraio e ci facciamo fare un vetro nuovo invece dello specchio. Ma perché cambiarli quando si ha una cosa così bella, così antica, con addirittura la snodatura finale? Bellissimo. Quindi ora lo giro e stendo il primo lato, strato di sverniciatore. Ci sarà sicuramente bisogno almeno di due passate, mettetelo in conto. Pensate che era fissato alle ante, ovviamente dai pezzettini di legno che sono stati all'epoca tenuti incollati con una colla animale, perché all'epoca si usava questo. Mi è bastato scaldarlo con un phon e con una palettina, dare un po' di pressione per farli saltare via tutti. Quindi quando vi trovate di fronte a una cosa del genere non pensate che sia sempre così difficile, bisogna però aguzzare l'ingegno e capire come fare. Spesso chiediamo un esperto. Sverniciatore, stendo sul lato dietro uno strato abbondante e lo lascio un bel po' e monitoro. Devo sempre vedere, essere sicura che nel frattempo non secchi. Se secca non lavora lo sverniciatore, quindi dovete essere attenti a spalmarlo in modo omogeneo e a controllare che non secchi, perché altrimenti non funziona più. Io ora ne stendo un bello strato abbondante. Copro anche con un po' di velina di pellicola, quella per alimenti va benissimo, e lo lascio
qui a lavorare. Tra una mezz'oretta sollevo, lo rimassaggio, sempre con il pennello sporco di sverniciatore, e controllo a che punto siamo. Ecco qua, lo faccio su entrambi gli specchi e vediamo insieme i passaggi e vi do anche le tempistiche, perché spesso per un vetro antico la tempistica è quella, così posso aiutarvi. Adesso controllo bene le tempistiche e ovviamente ve le dirò, in modo che anche voi sappiate quanto tempo ci mette a sverniciare uno specchio. Sono andata a pranzo, è passata un'oretta e ho lasciato lo sverniciatore in posa e l'ho coperto, come vi ho detto prima. È importante capire che quando si vuole essere un pelino più tranquilli, no? Prendersela con calma, lo sverniciatore comunque, se non potete controllarlo voi, dovete fare qualcosa. No fonti di calore diretto, quindi non il sole, no l'aria, e copritelo con una pellicola. In questo caso ho messo un bel foglio di pellicola molto largo, l'ho impacchettato per bene e l'ho lasciato lì, un'ora e un quarto. Quindi ora provo con voi a vedere se si è tolto il primo strato. Solitamente o i vetri colorati o comunque gli specchi hanno più di uno strato. La prima parte è una vetrificatura quasi, fatta a polvere. La seconda invece è proprio la parte argentea che crea lo specchio. Quindi sicuramente ci vorranno due passate. L'importante è che riusciamo a toglierla prima. Sollevo la plastica. Solleviamo la plastichina. Vedete, io ho chiuso bene 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 in modo che non passasse proprio aria in nessun modo, pinzando sotto la pellicola. E ora tolgo. E ora provo a togliere. Mi metto comoda comoda, prendo il geppetto, quindi la nostra nuova spatola che con la sua lamina affilata toglie benissimo tutto. Vado a un lato, esercito un po' di pressione in questo modo e cerco di capire. Come vedete c'è poco da capire, lo specchio si sta già sverniciando benissimo. Ora io inizio a togliere bene con precisione, tanto visto che il tempo è stato sufficiente, mi appoggio a uno vassoietto e tolgo bene tutto il primo strato senza fretta. Vedete, in questo punto questa polvere è proprio quello che noi stiamo togliendo. Quando vi dico che lo sverniciatore toglie veramente tantissimi materiali, anche questo. Continuo. Io tolgo la pellicola pian piano, perché almeno se sono più lunga e non ci metto troppo, ci metto molto tempo, non secca la seconda parte dello specchio. Guardate qui come una sola passata ha già tolto due strati di vetro, di specchio. Stendo lo sverniciatore anche per la seconda volta sullo specchio. È importante ricordarsi sempre che gli specchi appunto hanno bisogno di due passate, quindi non vi preoccupate, tenete a mente quando comprate i prodotti in modo che abbiate già il quantitativo necessario per fare due passate. Sarà uno specchio meraviglioso. Non serve uno strato troppo spesso, mi raccomando, se fate come faccio io e sullo specchio chiudete con la pellicola. Se chiudete con la pellicola su una superficie come lo specchio che non è porosa, quindi che non beve, non serve molto prodotto. Uno strato omogeneo ma sottile.
qui davanti vedete questo bellissimo fondale, perché è veramente bello, perché è strano trovare in un mobile un fondale così spesso. Solo un mobile così alto e così vintage, così antico, può avere un fondale così spesso. È quasi 2,5 cm di fondale, solitamente sono fini. È una bellissima carta da parati. Bouquet Fleuri Bleu si chiama, per quelli di voi che vorrebbero andare a cercarlo dai rivenditori o sul sito. E sappiate che la vendiamo anche a metro, fattore molto utile perché in questo momento io non ne userò molta, quindi inutile comprare un rotolo intero, meglio comprare i metri che ci occorrono e non sprecare nulla, non sprecare soldi, piuttosto si cambia quando serve. La vorrei mettere in questi riquadri che sono al fondo del mobile, ovviamente. Ma perché i riquadri? Prima di tutto perché non avrebbe senso, visto che ci sono i listoni di agglomerazione dell'armadio. E inoltre vorrei creare un colore perfetto che stia bene con questo fondo da mettere appunto su queste parti laterali. Quindi, riassumendo, nella parte del fondo metteremo ovunque questo colore che adesso creeremo insieme, anche nelle parti laterali. E poi andremo a foderare i rettangoli che sono tre sopra e tre sotto con questa bellissima carta blu. Sono innamorata. Partiamo. Avete visto chi c'è qua con me? Ciao. Chi sei? Sono Luca. Luca? Luca Argenti. Il nostro amico redattore. Ed è qui con me perché? Perché lui ha visto dove andrà posizionato questo armadio e mi ha giustamente dato dei consigli di stile sia per l'arredamento, e so già che vi stupiremo dopo, che per le finiture interne. Io adoravo questa carta e lui me l'ha approvata al 100%. E per far sì che sia veramente la tonalità perfetta, secondo me bisogna andare verso una delle più scure che c'è sulla carta. Tipo? Sì. Quindi dobbiamo andare a mettere insieme, secondo me, questi due colori. Quindi non il blu del fondale così puro, ma nello specifico bisogna fare un mix tra l'interno del bocciolo, che comunque riprende lo sfondo, e la foglia che ha un'ombra, perché appunto noi dobbiamo andare a colorare i nostri pezzi di legno che collegheranno con una tonalità che le riprenda tutte. Esatto. Allora, mi aiuta a creare la colorazione perfetta. Sì. Parto dal nero, quindi lo Partire vuoi più nero. Dal nero, sì. Vedete come conservo bene i barattoli? Mi raccomando, ricordatevelo, eh. Quando usate un colore e ne avanzate, sempre la pellicola in mezzo e si schiaccia bene, bene, bene. Tu li conservi così, Luca? Sì, per forza. Il Blue Magic Paint è veramente un bel blu, profondo, un blu notte parigina, molto bello. Allora, c'è da fare un bel po', perché ci sono da fare i due laterali e tutti i pezzi che collegano lo schienale. Quindi ne metto un bel po'. Direi. Diciamo 250 grammi tutto, più o meno. Sai che io ho il pesetto incorporato. A sentimento. Ora mi fermo e dopodiché calibriamo. Sì. Ora mettiamo un po' di blu. Vedi bene? Sì. Io starei. Vediamo che succede. Giriamo bene, bene, bene. Secondo me non avanzerà neanche un grammo. Anche secondo me. Abbiamo fatto una percentuale di mix che ha creato la giusta quantità. Voi dite, ma siete esagerati addirittura a capire come verrà il blu nel nero. E invece vi assicuro che verrà una tonalità elegantissima, bellissima. Molto bello, guardate. Ovviamente da bagnato è una cosa, quando sarà asciutto cambierà ancora. Una volta che sarà protetto cambierà ancora. Dimmi, quali sono i tuoi consigli? A me piace moltissimo, non so se per te è troppo scuro. No, per me il termine troppo non esiste. Non è... Ovviamente. Parto col colorare. Carico bene il pennello, scarico l'eccesso e coloro. Ovviamente una mano e basta, perché è talmente coprente che non ne servono altre. Qua nei laterali ovviamente coloro, che non voglio che poi non venga bene fuori l'effetto scatola, mi spiacerebbe. È un nero con un tocco di blu veramente veramente elegante. Già vabbè, il Nuit Parisien è fantastico, eh. Però con questo tocco di Nuit d'Amour, wow.
Bellissimo. Attenzione agli angoli, non facciamo gocce. Sverniciamo lo specchio, preparatevi un po' di tempo, ovviamente la paletta con il nostro vassoio e due secchielli con acqua ammoniaca, delle spugne che potete utilizzare per massaggiare in modo molto morbido e delicato la superficie, perché la parte metallica resterà veramente impalpabile e dovrà essere massaggiata con detersivo appunto per essere eliminata. È passata più o meno un'altra oretta, io ho coperto. Ora elimino tutto ciò che viene via con facilità, ciò che invece rimane lo eliminerò poi con la spugna e il detersivo. Vedete che qua lo sverniciatore ha una poltiglia quasi ramata ed è la finitura metallica che verrà via con la nostra spugna. Vedete qua come si vede che è quasi glitterato e ramato? Ora vi faccio vedere cosa vuol dire massaggiare invece con sapone e spugna in modo molto morbido. Mi sono presa il mio bel secchiello, una spugna resistente, ma userò solo la parte morbida, acqua pulita. Metto un po' di ammoniaca direttamente sulla spugna. Questa ammoniaca è profumata. E ora massaggio bene lo specchio. E voilà! Questo è un passaggio obbligatorio. Cosa vuol dire? Che comunque, anche se lo sverniciatore ha indebolito il primo strato, l'abbiamo tolto, e il secondo strato, e l'abbiamo tolto, su un vetro dove ci sono dei metalli, comunque bisogna usare l'olio di gomito, una spugna, sapone o ammoniaca, o in casi eccezionali con specchi molto 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 antichi, anche una mistura di aceto e sale. L'aceto e sale è il classico, quello che usiamo sempre per le maniglie, ok? Si mette un po' di aceto, un po' di sale e si lascia agire. Sicuramente l'acidità corrode l'ultima parte, ossiderà l'ultima parte di argento dello specchio. Non capita molto spesso, capita in casi isolati, però sappiate che potete risolverla così molto 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 facilmente, ok? Ora io con la mia spugna continuo a togliere gli ultimi residui e basta, lo lavo bene, lo asciugo bene e lo metto da parte perché fra un po' è ora di rimontarlo sulle porte. Ieri sera ho lavato bene il vetro, che ormai è un vetro ma prima era uno specchio, e adesso è perfetto. Non ci sono graffi, vi voglio rassicurare. Non dovete ovviamente grattare troppo a fondo, ok? Con spugne o comunque nel caso utilizzaste per togliere alcune imprecisioni ancora di argento, aceto e sale. Quindi non andate a grattare troppo. Però l'acidità comunque dello sverniciatore e dell'ammoniaca e dell'aceto e sale hanno tolto comunque qualsiasi tipo di rimasuglio. L'ho lavato bene con acqua e sapone, se volete l'ammoniaca è perfetta per i vetri, quindi non lascia aloni. Ora ho rimesso il mio vetro nella cornice che ho sverniciato e dall'altra parte, questa è la parte interna, la parte esterna è veramente bellissima. Devo bloccarlo in modo che sia messo in sicurezza. E ho definito tre modi. Prima era messo in sicurezza con dei legni che erano bloccati in questi punti ed erano fermati con della colla animale, all'epoca si faceva così. Io li ho dovuti togliere appunto con uno scalpellino facendo risaltare uno per uno, ma non li ho rotti, infatti li ho tagliati e adesso li sto riusando. Però siccome ora non c'è più lo specchio e non c'è più il sigillo di legno che c'era prima, ma c'è il vetro e si vedrà dentro, devo trovare il modo per fare un buon lavoro, mettere in sicurezza il vetro senza che si veda il blocco e quindi è più difficile, bisogna essere molto precisi.
Ho quindi ritagliato questi piccolissimi cunei di legno che metterò dove ci sono appunto dei giochi di spazio, della luce tra il legno, la cornice di legno e il vetro, e inizierò con il primo blocco, li metterò appunto con la colla. Dopodiché metterò intorno il silicone trasparente e quando sarà asciutto già bloccherà tantissimo, e in terza battuta metterò ancora un cordoncino che si gira e non fa vedere nulla e lo bloccherò con la colla. Quindi a tre blocchi, in questo modo il vetro sarà super sicuro, ok? Facciamo così. Colla, la classica che usiamo sempre per legno, la vinavil per legno, quella che usiamo anche per incollare i fregi, pochissima. La mettiamo già sul pezzettino di legno, in questo modo, non ne serve tanta, serve solo che il legnettino faccia perno e quindi sia bloccato. E la andiamo ad inserire piano piano qui, in modo che blocchi, vedete, ma che non si veda. Vedete, questa forma a cuneo va assolutamente a bloccare, ma non si vede. Ne metto parecchi, li metto su tutta la cornice, in modo che siamo sicuri che aprendo e chiudendo sia tranquillamente bloccato. Faccio anche qui, vedete, questo è un pelino più grande, perché qua ho una fessura più grande, ho più spazio, quindi abbiamo fatto un piccolo cuneo di legno ancora più grande. Ovviamente devono essere piatti qua, perché qua si metterà poi il cordoncino e non devono essere spessorati. E non si usano chiodi, mi raccomando, in questi casi è meglio la colla. E la rimetto qua, cercando di incastrare bene, trovare il gioco del legno in modo che vada in profondità per bene. La colla, tranquilla, una volta che asciuga diventa assolutamente trasparente, e poi comunque si può sempre togliere l'eccesso con un goccino di pennello e acqua. Metto allora un goccio di silicone su tutto il perimetro in modo che sia bello bello fermo ancorato. È un silicone che ho già usato. Tolgo il beccuccio. Dovete essere un po' veloci, mi raccomando, perché il silicone, come vedete, appena la spinta esce subito. Trasparente, mi raccomando, silicone trasparente. Io vado a colmare il vuoto anche perché metterò poi appunto il mio cordoncino e non voglio che ci sia tutto questo vuoto tra il legno e lo specchio. A me piace mettere il silicone perché è proprio facilmente asportabile anche in futuro. Quindi ora ne metto poco. Poi faccio un secondo passaggio, dove manca lo rimetto, dove non manca lo lascio stare. Dobbiamo fare attenzione a non far passare comunque il silicone dall'altra parte, perché non è bello che si veda. Quindi dal vetro, dall'altra parte, non deve assolutamente notarsi nulla. Già da qui si può vedere lo spettacolo che è questa carta e l'abbinamento con la base. Quindi se non trovate il colore nella linea Magic Paint perfetto per il vostro uso, lo potete creare mixando e veramente divertendovi. Qua abbiamo tagliato la carta ovviamente su misura per ogni quadrotta, perché essendo un legno molto vecchio non è tutta quanto uguale, non è un mobile fatto in serie, questo è fatto da un artigiano, e quindi questa misura è differente da questa, che è differente da questa. Ho lasciato la parte centrale con i fiori qui perché è bellissima, e poi quando è chiusa si vedrà, quindi si vedrà questa parte che è proprio sbocciata, e anche qui e qui si riprendono i fiori. Non mi sono preoccupata troppo di dover far coincidere il disegno da qui a qui, perché per me in questo caso, non essendo una parete, non essendo una continuazione di una cosa che tu vedi, ma ci sono le porte chiuse, non era indispensabile. A me piace che ogni quadrotta abbia la sua cornice, sia come un quadro. Ora la attacco bene con la colla spray. Con la spray e la scuoto bene 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 bene, e come sempre creo degli incroci in modo che tutta la superficie sia completamente coperta dalla colla. Mi tengo anche vicino un pannettino umido. Se volete che funzioni ancora di più, inumiditelo in acqua e sapone, vedete che scollerà tutto. Nel caso ci fossero dei residui di colla da altre parti, non vi preoccupate. Poi mettiamo la cera tipo qui, su questi punti, quindi la cera andrà a togliere eventuali rimasugli di colla. Ricordate sempre che la cera toglie la colla. Controllate quanto spruzza, in modo che capiate. Mi faccio un lato. E l'altro. Ricordate che la colla tira, quindi bisogna aspettare che la colla tiri.
per essere sicura al 100% che ha aderito bene. Ora io vado su, pian pianino, l'attacco per bene, facendo prevalentemente aderire partendo dall'angolino, in modo che sia bella precisa. Uno. E voilà, due. Faccio aderire bene l'inizio e dopodiché continuo. Sollevo leggermente. Se quando la mettete, giustamente i legni non sono direttissimi, trovate alcuni punti in cui c'è un po' di sbordo di carta, nessun problema, si può sempre prendere un cutter e rifilare. Vedete, ora è attaccatissima, ma io vado leggermente indietro, tolgo un po' e rispruzzo. Questo perché? Per essere sicura che non ci siano delle righe a metà carta senza colla, perché a volte sui pennelli molto grandi può succedere una svista. Ricordate anche che il legno assorbe, e quindi se assorbe, assorbe la colla, quindi ce ne può volere di più sul legno grezzo. E rifinisco. Di andare precisa precisa in tutti i punti. Questa carta da parati ovviamente la trovate dai rivenditori Magic Paint e sul sito easyrom.com. A posto, continuo con gli altri due rettangoli. Luca ha scelto una passamaneria elegantissima da utilizzare per rifinire leggermente la bordura. Abbiamo scelto all'ultimo, vero? Sì. Eravamo in dubbio se lasciare così la carta pura con la cornice, però a me piace un fronzolino in più, quindi... Però la mette lui. Noi abbiamo tutta la bobina. Nel caso voi non aveste ovviamente tutta la bobina a disposizione, comprate solamente i metri che servono. Sappiate che sia sul sito di easyrom.com che dai rivenditori Magic Paint potete comprare anche solo un metro di passamaneria e usare solo quello che vi serve, senza sprechi. Noi ora la attacchiamo con la colla a caldo. Appena lui ha finito questo rettangolo, continuiamo con gli altri. Mettete proprio solo un filo delicato di colla e lavorate a piccoli pezzi, mi raccomando. Perché sapete che la colla a caldo si asciuga veramente, veramente in fretta. Quindi bisogna mettere pochi centimetri di colla per volta. Sono gli ultimi passaggi, quelli più belli, quelli in cui si vede il risultato di tutte le nostre fatiche e del restyling che abbiamo appena fatto. Ora vedremo quanto il legno che abbiamo sverniciato sia più bello, sia idratato, sia bello luminoso e prenda una tonalità, una colorazione veramente eccezionale. Adesso lo vediamo molto chiaro e a tanti di voi piace. Però vi ricordo sempre una cosa. Quando sverniciate, non proteggere per paura che il legno poi si scurisca è sbagliato, perché il legno senza un'accurata protezione e idratazione subirà i cambiamenti climatici, quindi l'umidità, il caldo, il freddo, e irrimediabilmente nel tempo si spacca, quindi farà delle crepe. È una cosa importantissima. Lui è arrivato così bello finora perché comunque aveva una vernice protettiva e secondo me negli anni ha anche avuto dei restauri. Quindi non fate la sciocchezza di mantenere il legno così solo perché amate questa tonalità, non si fa. Ora ovviamente io passerò la cera, lo idrato e lo vedrete più scuro, ma sappiate che comunque anche la cera verrà assorbita dal legno e anche la cera schiarirà. Quindi se volete una tonalità un pochino più scura vi consiglio anche di provare l'accoppiata cera il giorno prima e olio il giorno dopo. L'olio tonalizzerà e darà una venatura leggermente ambrata, molto molto bello. Cera leggendaria, Magic Paint, una cera eccezionale, e parto proteggendo tutto.
Sicuramente schiarirà di qualche tono, ma guardate il legno come è tornato a vivere e respirare. Puro legno massello, intagliato a mano. Prendete un bel pennellone tozzo, mi raccomando, per fare questo passaggio e tenetelo sempre per le cere, non mischiate i pennelli. In realtà ne sto mettendo abbastanza di cera, proprio perché il legno ha molta sete e quindi se le assorbe tutte, vedete? Vedete, non ci sono accumuli di cera bianca qui, non ce n'è più. Questo vuol dire che stiamo lavorando bene, vuol dire che l'ha assorbita e che sicuramente magari fra un mesetto ripassarla non sarà male, una volta che ovviamente è già montato nel nostro ambiente finale, per la carità. Però ripassare la cera su dei legni così antichi non è male dopo un po', perché li aiuterà a essere sempre belli idratati. Vado nella mia bellissima cimasa, una cimasa fatta veramente bene da un artigiano che lavorava bene e soprattutto che ha regalato uno spessore molto elevato, sarà spessa più di 5 cm. Credo che sia anche questo uno dei motivi per cui è intatta qui da noi oggi, perché comunque era molto resistente, solida. A volte trovo delle cimase molto più fini e purtroppo si vedono i vari aggiustamenti negli anni, l'incollatura. La nostra sverniciatura fatta con la spazzola è stata, a parte che veramente è stata fatta bene, perché ci abbiamo dedicato il tempo giusto, è andata veramente in tutte le cesellature. Non esiste una parte interna che non sia sverniciata bene. Quindi ricordatevelo sempre, quando avete un qualcosa di molto molto barocco, non abbiate paura di sverniciarlo, qualcosa di molto lavorato, di molto intagliato, perché comunque questo tipo di sverniciatura con spazzola e sverniciatore con la giusta tempistica, col giusto massaggio, ha dato i suoi frutti. Guardate questa parte qui, vi faccio vedere sia la parte del rosata che la parte liscia, qui e qui, dove c'è questo nodo magnifico, e vedrete quanto è bello il legno. Si pensa sempre che il solo restauro conservativo sia la scelta migliore, no? Perché si pensa che sia l'unica strada per rendere omaggio al legno antico. Ma se voi qua aveste fatto una passata di, diciamo, protezione, semplicemente restaurando quello che già c'era, lucida o coprente, avreste completamente sigillato e soffocato questa bella venatura del legno. Quindi spesso sverniciare e usare i prodotti giusti, come cere e oli giusti, è la soluzione vincente anche per chi ama lo stile più classico, anche per chi ama il legno grezzo. Guardate qui, guardate questo nodo. È una poesia vedere un nodo vicino a un fiore intagliato. Non deve essere stato facile all'epoca fare un lavoro del genere, anche perché si possono proprio notare i vari cambiamenti della vena in questo punto, qua è più scura, qua è più chiara. Quindi il legno all'epoca aveva diverse intensità di durezza, in certi punti era sicuramente più duro rispetto a altri e quindi non doveva essere facile lavorare a mano. È bellissima tutta fino alla fine, anche nella parte principale che comunque si vede meno. Stupendo. E beve tantissima cera perché me l'ha assorbita tutta. Se vedete non è unto, è asciutto perché ha sete. Continuo. Guardate che bellezza il laterale con la sua vena. Quello che vi dico sempre è: non fidatevi delle tonalità quando non sono ancora protette. A volte mi scrivete e mi dite: Elisa, ma il nero non è nero. Ragazzi, i colori scuri vengono tonificati dai protettivi, che sono cera o protettivo liquido. Quindi mi raccomando, ora assumerà un'altra tonalità molto più scura e più intensa perché viene protetto con la cera. Un lato, e mi raccomando, pennellata incrociata. Vedete la tonalità definitiva come cambia?
Quindi prima di preoccuparvi per se una tonalità è o meno di vostro gusto, mi raccomando, proteggete. Almeno in questo caso avete la tonalità definitiva. Metto al bordo della mia bellissima anta questo cordone che ha un qualcosa di argentato, è proprio un filo molto bello, argentato glitterato. Darà sicuramente molta luminosità all'anta e anche all'interno. Ricordate sempre che la passamaneria la potete sempre comprare a metro, sia sul sito di Zeron.com che dai rivenditori. Colla caldo e parto anche qui. Anche qua fate un piccolo pezzo alla volta. Rifinisco dopo lì. Vedete, parto dal largo e dopodiché trascino al lato. In questo modo nascondiamo il silicone, i pezzi di legno e la fessura che rimane sul vetro e rimane molto pulito, ordinato e elegante. Ecco qua, come vedete, qui in questo punto raccolgo tutta la colla, la spingo in là, anche in questo punto dove c'è il legno riesco a nascondere bene tutto. Ovviamente prendete un cordoncino che sia adeguato a quello che dovete comunque camuffare. Come dico ormai con abitudine, anche questo restyling è finito. Sono sincera, mi ha proprio fatto tanto piacere lavorare un pezzo così antico e così bello e mi è piaciuto tantissimo rendere onore a questi legni sverniciando. È strano, noi produciamo colori e non sempre no, siamo così tranquilli e sereni sul da farsi, perché non sempre è detto che colorare sia la cosa migliore. Infatti in questo caso abbiamo preferito lasciare il legno vivo, il legno che respirasse, e dedicarci ancora di più all'interno in modo che sia ancora più, diciamo, marcata la nostra presenza, sì, ma anche un tono di stile, però all'interno, fuori non serviva. Devo dire che nel contesto sta veramente tanto bene, benissimo, e tutto ciò perché Luca mi ha aiutato. Mi ha allestito un albero di Natale eccezionale e mi ha aiutato ad arredare questa bellissima vetrina che finalmente ha la sua posizione nella mia casa. Sono felicissima di questo restyling e spero anche sia così anche per voi. Luca, cosa dici? Io sono felicissimo, abbiamo contestualizzato non solo il mobile ma anche quello che lo circonda, abbiamo seguito dei toni e anche l'albero è un albero particolare perché riprende comunque con questa cosa bizzarra delle tazzine, blu all'interno, e anche i fiori che abbiamo posizionato riprendono la carta da parati all'interno, quindi abbiamo cercato di amalgamare un ambiente per renderlo confortevole, un ambiente caldo. Quando stamattina ho visto che metteva le tazze non capivo, poi ho lasciato stare e devo dire che è veramente un'idea pazzesca, quindi non sempre è il caso di, no, diciamo, impazzire sulle tonalità dell'anno, usate anche l'ingegno come fa lui, vi stupirà. Allora nulla, auguriamo buon Natale. Buon Natale, sì. Buon Natale da Magic Paint e da Vivere Country. Ciao. Ciao.